Arriva anche a Siena il nuovo treno Swing, più puntualità, comodità e informazione per i pendolari del bacino senese. L'impegno comune, anche finanziario, sostenuto dalla Regione Toscana e Trenitalia, committente gestore del servizio ferroviario regionale, continua a produrre frutti tangibili. A Siena è stato consegnato il nuovo treno destinato ai pendolari dell'area senese, consegnato simbolicamente dall'amministratore delegato di Trenitalia, Vincenzo Soprano, e dal nuovo assessore ai trasporti della regione toscana. Ma è stata anche l'occasione per parlare di una fermata intermedia dei treni dell'alta velocità. Sarà adesso una discussione che vedrà contrapposte le province di Siena ed Arezzo per contendersi questa importante stazione. Ma questi treni sono il frutto di un investimento importante che ha fatto la Regione Toscana. Con 48 milioni ha comperato 13 di questi treni, due di questi prenderanno servizio nella linea Chiusi Siena-Empoli e Siena-Grosseto. Sull'alta velocità si è parlato di tre possibili stazioni intermedie: Chianciano per quanto riguarda Siena, poi Arezzo, addirittura Farneta, sempre nella provincia aretina. Dico quello che ho sempre detto perché questa proposta, se vi ricordate, è stata una proposta che ho lanciato un anno e mezzo fa, cioè l'esigenza di avere da parte dei territori che fanno parte di un bacino che riguarda Siena, Arezzo e l'Umbria, compresa Perugia, possibilità di avere un aggancio all'alta velocità. E credo che questo possa avvenire con la realizzazione di una stazione intermedia tra Firenze e Roma, così come ne è stata realizzata una tra Bologna e Milano. C'è un gruppo tecnico che sta studiando, credo che sia arrivato in fondo alle operazioni di analisi, di recupero di dati. Nelle prossime settimane ci rimetterà il lavoro e vedremo quali sono le condizioni migliori per poter realizzare questa stazione che il gruppo ci ha già detto essere un'operazione sostenibile e ci dirà anche quali sono le condizioni migliori perché esistono nelle due o tre ipotesi. Quindi sarà una scelta tecnica che supporterà poi una valutazione politica che verrà fatta tra la Regione ed il Governo. Quindi ad oggi ci dobbiamo limitare ad aspettare questo report, questo rapporto, questo studio che ci viene dato per poter valutare poi quale sarà la soluzione. Stiamo facendo gli studi per vedere quale bacino attrae di più. Allora, prima di tutto siamo su una linea a 2,50. Stiamo parlando di un servizio, quindi, che se pensiamo alla singola città non vale il peso. Quindi dipende. Esattamente. Allora, pensate che una compagnia di alta velocità ragiona esattamente come una compagnia aerea, su scala ridotta, quindi quello lo chiamano area di interesse o catchment area, quindi se riusciamo a prendere Perugia, se riusciamo a prendere zone, quindi è un calcolo abbastanza complesso e sono cose poi che si evolvono nel tempo. Quindi può darsi che oggi la fermata migliore sia il punto X, tra un anno o due per una serie di motivi cambia. No, l'alta velocità è uno strumento di trasporto che sta cambiando il volto all'Italia, sia per il trasporto passeggeri nazionale che per quello turistico. Quindi Siena vuole essere dentro questa partita e quindi abbiamo bisogno di un collegamento con l'alta velocità che non sia solo Firenze, perché è scomodo per molti motivi, ma soprattutto perché la stazione è dentro la città di Firenze. C'è al lavoro un gruppo tecnico di cui fa parte anche il nostro assessore alla mobilità Stefano Maggi. So che stanno elaborando più di una proposta. Dato che affinché funzioni occorre probabilmente pensare a una domanda che riguardi Siena, Arezzo e Perugia, non so esattamente quale sarà la risposta, però credo che affinché questo tipo di soluzione si allinea tecnicamente e economicamente, dovrà consentire a tutti e tre questi territori di avere una risposta efficace. Per quanto riguarda noi abbiamo l'interesse a avere un buon collegamento con Roma, ma anche verso nord, quindi sia verso la direttrice di Pisa per l'aeroporto internazionale Da Vinci e sia sulla direttrice Firenze-Bologna-Milano.